81 anni da quel 9 settembre 1943, quando i baresi sconfissero i nazisti, si celebra oggi l'anniversario della difesa del porto di Bari. Un gruppo di civili, composto da donne, uomini e ragazzi, si affiancarono spontaneamente alle truppe del generale Nicola Bellomo e difesero con coraggio la città vecchia e il porto da un attacco dell'esercito nazista, proteggendo così un presidio strategico per gli esiti della Seconda Guerra Mondiale, un episodio che anticipò la sconfitta definitiva dell'esercito guidato da Hitler. Furono 6 le vittime del conflitto a fuoco tra militari e civili, oltre a decine di feriti. Bari fu la prima città che si liberò autonomamente dell'occupazione tedesca e dunque sancì l'inizio della resistenza. Per ricordare l'episodio, l'amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia davanti al vecchio palazzo della Dogana, presenti istituzioni, sindacati e Ampi Puglia. Che la pratica antifascista debba essere vissuta quotidianamente, anche nelle nostre semplici azioni quotidiane. Dopodiché il contributo che la città di Bari ha dato alla lotta di resistenza è stato un contributo importante, perché immaginate, il giorno dopo l'armistizio di Cassibile, il 9 settembre del 43, la città di Bari, grazie a un gruppo di militari dell'esercito italiano guidato dal generale Michele Bellomo, non ebbe esitazioni nel contrastare l'attacco delle truppe naziste,